Oggi sono al Giardino delle Rose, qua in Duno c'è un bel giardino curato dagli anziani con delle rose fantastiche. E io voglio chiederti, come si fa a essere una rosa che sboccia ed essere ancora presente a novembre? Come si fa? Come si fa a resistere alle intemperie? Ho letto un libro tempo fa che mi ha letteralmente aperto la mente. Si chiama Strategia Oceano Azzurro, che poi prende il nome anche dalla strategia. In pratica, questo fantastico libro racconta una serie di, parte con una serie di esempi in cui mostra attività che alla fine hanno preso quello che c'era già, hanno ritoccato dei fattori, ne hanno diminuiti alcuni. Ne hanno aumentati altri, ne hanno eliminati e ne hanno aggiunti. Facendo questo lavoro qua sui fattori della propria concorrenza, si riesce a creare un oceano azzurro. Oceano azzurro che è un mercato inesplorato in cui sostanzialmente ci sei soltanto te. Quindi riesci ad attirare un tipo di clientela che risponde a un bisogno particolare a cui tu hai la risposta. In un mercato di Oceano Rosso in cui i concorrenti si uccidono, mercato rosso, Oceano Rosso perché si colora di rosso sangue, il rosso sangue della concorrenza, il rosso sangue degli attori che ci sono al suo interno, che pur di scavalcarsi uno con l'altro si accoltellano, puntando sostanzialmente al prezzo più basso e basta. Tu ti crei il tuo bel oceano azzurro che in realtà ti aiuta a essere particolare, a essere percepito in modo particolare. E questa cosa ti aiuta un sacco nel tuo business. Ti aiuta perché ci sei soltanto te, perché sarai la prima persona che verrà in mente, la prima azienda che verrà in mente, il primo brand che verrà in mente alla persona quando avrà un bisogno e non saprà chi contattare. E tu sarai lì, pronto con la tua proposta.